Pronti a fare un giro per Los Angeles? Vi porterò un po' in giro per la California, mettendo a dura prova l'FSD 12.5 di Tesla su Model 3 Performance. E per finire, un bel test drive sul Cybertruck. Non perdetevi i prossimi episodi! Ragazzi, bentornati sul canale. Stavo per iniziare a fare un video e guardate un po' cosa abbiamo qui. Un esemplare mastodontico Cybertruck. Si stavo appena parcheggiando quando stavo partendo io. Vabbè, avremo modo, piccolo spoiler, per chi vuol capisca. Adesso ci stiamo facendo, vediamo qua la musica perché sennò copyright a stecca. Ci stiamo facendo un giretto per qui per Beverly Hills, Rodeo Drive. Visto che ci siamo, mi stavo per dimenticare FSD di giorno, che facciamo? Non lo mettiamo? Facciamo questo piccolo pezzo. Ok, adesso ci sono delle persone che stanno attraversando la strada, non le ha in culo. Copio. Bene. Oh. Mamma mia, prendo i colpi però. Com'è? Perché queste macchine stanno parcheggiate qui in mezzo alla strada. Ok. Tutta stamattina sono andato a Malibu, vabbè, autostrada così. Era molto più tranquilla la situazione. Allora, qui adesso stiamo andando per Rodeo Drive, che è praticamente la strada del lusso sfrenato, ci sono tutti i negozi con i marchi più inavvicinabili. Eccola qui. Si dice mettere le mani, ovviamente. Dice che ho ultimata la navigazione perché io avevo detto di venire qui a Rodeo Drive. Vabbè, quindi adesso ci lasciamo questo pezzetto. Questa è un po' la via, diciamo, andate pure. Ferrarini buttati così. Ok, sì, Beverly Hills Park. Così faccio vedere tutto quanto un altro punto. Quei classici spot. Ecco, adesso sta facendo tutto lui. Classici spot con tutte le palme. Qui a sinistra c'è un adesso stacco un attimo. Qui a sinistra c'è un murales di un negozio che non so se è di Cartier o proprio di Cartier, ma fa paura. L'ho visto prima. Questo è spettacolare. Guardate. Ah, è rosso. Guardate che spettacolo. Non è credibile. Torniamo al POV. Adesso andiamo qui verso destra e ci dirigiamo proprio nella parte più, tra virgolette, pacchiana, forse. Quella in cui ci sono, vabbè, fanno dei... Prima stavo vedendo dei camioncini con dei tour guidati, quelli tipo scoperti, che fanno vedere addirittura le case delle celebrità. Cioè, ma che cazzate sono, cioè. Senza parole. Questa, ok. Cioè, penso che vai in vacanza per vedere la casa della tua celebrità preferita. Cioè, sei un bel... non mi fate dire parolacce. Un bel tordellone, diciamo. No, dei tour, dei minibus imbarazzanti proprio. C'era quello delle case delle celebrità, quello di tipo pezzi di telefilm e cose famose. Cioè, abbastanza patetici, se posso dire la mia. E niente, noi ci facciamo questo bel giretto. Prima sono stato cazziato perché stavo al telefono, stavo smanettando e tutto quanto. Si è disinserito l'autopilot con l'FSD.
Quindi ho tremendamente paura di fare altre cappellate. Infatti, il telefono adesso non lo utilizzerò mai più. Anche perché, se no, so che c'è, non so fino a quanto, ma c'è un ban un ban dall'FSD. Quindi, cioè, ho preso la macchina per fare i contenuti con l'FSD. Se vengo bannato dall'FSD, capite tutti che sarà un bel deficiente anch'io. Ok, e vabbè, diciamo rispetto all'altra sera ho preso molta più dimestichezza, soprattutto quando fa le sue svolte molto spesso a buffo, perché ci sono certe volte che cambia corsia. Stamattina sono andato a Malibu, che è praticamente tutta quanta una superstrada. Non lo so, certe volte cambia corsia totalmente random, cioè non c'è davvero bisogno, ma me ne ero accorto già l'altra sera. Però per quanto riguarda la centratura, diciamo, della corsia oppure altre cose, zero proprio. Anzi, ecco, come in questo caso, non so se è dato dalla performance o anche con quella normale fa così, ma certe volte secondo me cioè va troppo. Non so come dirvi, è un paradosso. Cioè, magari io me l'aspettavo un po' più, una cosa un po' più leggera, non lo so, invece vedo che va bello spedito, e quindi non so, è settato così, no, non lo so. Tutte fa proprio delle belle aperte a buffo dal semaforo. Forse perché siamo in America, qua in America sono abituati a fare queste cose. Beh, l'altro giorno, vabbè, era proprio un inizio, così non vedevo l'ora, appena presa la macchina, ragazzi, capite anche voi, volevo fare un video, è uscito un video un po' così, un po' veloce, un po' alla svelta. Sto editando con un MacBook e non ho né plugin né niente, cioè proprio una cosa proprio leggera così. Poi adesso sto vedendo che sono comunque, vabbè, 173 km, ma potrei andare benissimo. Ecco, adesso ha fatto passare questo camioncino della posta a buffo così. O si è proprio fermato. Forse si ferma perché boh, cazzo, questa non l'ho capita. Vabbè, fatto passare tutti e poi mi sa forse perché vedeva quel pullman che era troppo vicino, non lo so. Ok, perfetto. Qui a sinistra c'era il pullman che stava, non stava proprio sulla corsia sua, e comunque evita, rimane sempre nella sua corsia, ma si sposta. L'avevo già notato ieri sera questa cosa. Dopo andremo a vedere anche se non abbiamo bisogno, siamo al 173. Andremo anche a vedere un supercharger, diciamo, vediamo se riusciamo a trovarne uno un po' più carino e non uno un po' sgangherato, così da vedere anche, diciamo, come stanno messi qui la situazione supercharger, ma già ne ho visti due bellissimi. Comunque mi state inondando di messaggi in privato e mi fa piacere, ma non capisco perché non li scrivete sotto nei commenti dei video. Che tanti mandano mail, cose del genere, ma vi vergognate, non lo so. Ecco qua, Beverly Hills Civic Center. Questi pullman scoperti, ecco, questo qua è un altro. Che questo è delle. No, questo è Hollywood Tour, vabbè, un po' vago così. C'era. No, ma quello che faceva più ridere di tutti era quello lì sulle case delle celebrità. Cioè, ma che... Stupendo, cioè davvero senza parole. Allora, se non erro, la strada che ho percorso prima era questa. E adesso sì, guardate, guardate che spettacolo. Cioè, guardate già da adesso, guardate lì. Ovviamente mi ero fermato a fare una foto alla macchina vicino a una casa e cioè c'avevano tipo 8.000 telecamere, 8.000. Giustamente sta una zona molto molto in. Pure questi stanno a sparare tutte foto. Guardate che spettacolo. Cioè, ditemi chi vi porta in questi posticini. Qua proprio instafoto a go-go. Pure prima lì ho visto un'altra ragazza con il ragazzo schiavizzato a fargli le foto. E questo no, è Lenny Kravitz. No, non è lui. Adesso ci facciamo un pezzetto qui di questa strada che è davvero davvero bella. Allora, adesso ho trovato, sembra, un supercharger carino.
e andiamo a fare una bella ricarica. Quindi ci facciamo guidare dal nostro FSD. Vedete come riparte a palla, cioè dal video non so quanto renda. Comunque va abbastanza spedito il ragazzo. Vabbè, allora qua dobbiamo andare a destra. Cosa sta facendo? Ok, questo Range Rover è un po' indeciso, chiamiamolo così, un po' indeciso. Si fanno foto random. Vedete anche gli stop, come si ferma, controlla. Ecco qui a sinistra c'è un altro di queste attrazioni da ritardati, tipo sì, dove la prima casa di Charlie Chaplin, cioè tipo delle cose incredibili. Ma che, però vabbè, se ci sono si vede che c'è richiesta, quindi ben per loro. Ok, lo stop. Ecco, qui ci sono pure le guardie, perfetto. Comunque ragazzi, è pieno di guardie dappertutto, a piedi, con le macchine, con le moto non l'ho visti, però è pieno. Prima c'era un cartello, proprio appena arrivati a Beverly Hills, con scritto che lampeggiava, che avvertiva che c'erano i droni della polizia in giro. Quindi bene, bene così. Infatti questa zona non ci sono né barboni, né, non ho visto, né tossici, né niente. Invece altre zone, ragazzi, mamma mia, una situazione imbarazzante proprio. Ho visto una setta alla posta, quelle lì proprio da videogioco, la Paperboy, non so se ve lo ricordate. Molto anni 80, quella con la bicicletta che andava avanti con la bicicletta e dovevi lanciare il giornale. Mamma mia, che vecchiaia. Allora, intanto qui sta preriscaldando la batteria e quindi noi ci accingiamo a fare una bella ricarica. Io penso almeno fino all'80 ce la spariamo, perché così almeno domani mattina 80-90, adesso vediamo un attimo. Così domani mattina siamo belli carichi e pronti per una prossima avventura. Quando è inserito l'autopilot con l'FSD, secondo me consuma pochissimo proprio, giustamente, anche perché comunque tiene sempre limiti, frena un botto prima una cosa e l'altra, quindi ha davvero i consumi ridotti. Stavo vedendo stamattina le medie di un pezzo che avevo fatto io, vabbè, capirai, performance sull'autostrada, e di un pezzo che aveva fatto lui, proprio totalmente diverse. Quindi diciamo che sarebbe buono anche per risparmiare qualcosina. L'FSD di cui è fornita questa macchina è in abbonamento, l'ho fatto mettere io apposta, e costa $100. Lascio così col dito, $100. Certo, e se sfruttato bene durante la città, così è una svolta. Poi bisogna sempre vedere il suo utilizzo, perché come può sembrare tantissimo, e come secondo me in una città del genere come Roma, cioè in una città del genere come questa, comunque con tanto traffico, tanto trafficata, con tante macchine, chi ti sbuca da una parte, chi ti sbuca da un'altra, sarebbero soldi spesi benissimo. E anche se ho notato che comunque ti distrae un botto, perché stai un po' più tranquillo, diciamo, guida lui. Stavo leggendo invece, mi sembra la versione quella completa, 7200, cioè quella senza abbonamento, 7200 subito così, cash, pam. E 7200, però torniamo al discorso dell'altro video che ho fatto io come questo ce li spenderei subito, 7200 cash subito, perché ha l'autoparking e ha tutte quante le funzionalità, non è mozzato in nulla, cioè non è come il nostro, ragazzi, che è veramente ridicolo, cioè questo è un'altra storia. Quindi il prezzo è comunque tanto, ma è giustificato. Qua poi si fa comunque anche sui bei sorpassini, freccia, sorpassino.
magari certe volte si avvicina un po' troppo. Boh, ho notato, certe volte si avvicina comunque, cioè sta sulla corsia e tutto quanto, però magari poco poco più a filo di qua non sarebbe male, anche perché ti deve far strippare a buffo, non ne vedo il motivo. Comunque c'è il ragazzo che mi ha affittato la macchina, che ha, insieme ad altri ragazzi, anche lui hanno un canale, ci ho iniziato a parlare così a buffo, me l'ha raccontato, e hanno un Cybertruck, un Rivian, hanno fatto anche delle prove, dei video, me li stavo vedendo l'altra sera sull'aereo, sono una bella gabbia di matti anche loro, fanno questi investimenti con la macchina che non so quanto gli renda. Ah, questa è una Model S, diciamo affittate, che le affittano. Però, boh, c'è la Model S, c'è la Model S Plaid, io l'ho vista, e c'è quella quando ci rientri quando rientri dell'investimento iniziale, ce la devi affittare, boh, 3 anni, forse. Poi è vecchia, boh, non lo so. Non so... Poi sinceramente non è, non ho la confidenza, non mi va di chiedergli certe cose, però sarei curiosissimo di sapere queste cose. Cioè, guardate qui a schermo la differenza, differenza abissale con quelli nostri. Cioè, addirittura le macchine, qui c'è un centro commerciale, faceva vedere le macchine che erano parcheggiate lì al centro commerciale. Cioè, davvero pazzesco. E la cosa che mi fa invece impazzire è che anche noi potremmo avere una cosa del genere, invece abbiamo le ombre. Sembra la cosa The Walking Dead. Ok, adesso ha visto la persona qua che sta attraversando lui e si è fermato. Adesso appena è... Beh, questo è top, eh. Bella, bella, bella. Visto dei video di guida autonoma della Xiaomi, identico proprio, uguale. Allora qua, pericoli su pericoli, signora che attraversa, signora che apre la macchina. Adesso andiamo a destra e ci dovremmo trovare il supercharger qui sulla destra, dice addirittura 31 stalli, mica male. Allora, qui ci sono quelli normali. Lì addirittura ci sono quelli con la tettoia. Con... No, vabbè, sto signore con la sedia a rotelle, poraccio. Mi serve una ricarica... Vabbè, battutaccia. Una ricarica la carrozzina. Che sta a fare questo? La Model X. Andiamo un po' sotto qui le tettoie con i fotovoltaici. Guardate che spettacolo. Ci sono due enormi. E andiamo a fare proprio un... Voglio cercare di fare proprio un... Autopark. Un autopark. Voglio cercarne uno all'ombra, ma la vedo davvero tragica, quindi ci accontentiamo. Ci accontentiamo. E ci mettiamo qui. Ok. Ok, che è successo? Stanno delle persone che stanno arrivando, infatti a mezzo freno di botto, che ci stanno questi che stanno bravi, che stavano attraversando. Olè, e si mette allo stallo preciso. Ok, perfetto, adesso andiamo a ricaricare. Allora, iniziamo, siamo a 156 km, quindi diciamo che è il 33%. Facciamo un bel rabocco, classico spinotto all'americana, e si va. Un attimo, riconosce, è partita. Adesso vediamo un attimo, madonna, sento un odore di bacon incredibile.
Allora, la mettiamo, sì, vabbè, 90, poi mo ci facciamo un giochetto, sì, solitario qui. Allora, è partita. Sta 2,11 kW. Mi dice 35 minuti per arrivare al 90%. Noi adesso mo ci facciamo un giretto, vi faccio vedere dentro qui come sta messo. Ben nutrito di macchine. Qui c'è anche tutta quanta la parte dietro dove non ci sono i fotovoltaici, che è pieno di macchine. E qua sta arrivando un'altra. Vedete, tanti hanno questi bollini che non so bene. Clean Air, boh, ce l'hanno tantissime Tesla, ho visto, specialmente le Tesla. E adesso andiamo a vedere un attimo qui l'area, diciamo, l'area ristoro. Qua ci sono gli stalli invece per le persone disabili. Quindi stanno qui. Questo sta dormendo. A notare quanto è imponente. Certo, ovviamente non sono tutti così. Ecco. C'è lavandino qui per riempire anche la borraccia. Poi ci sono due bevitoi, fontanelle. Qua c'è piccola area ristoro con qua ci sono tutte le bibite, il Gatorade, ovviamente con la carta di credito. E qua c'è tutta roba da mangiare. C'è dall'insalata, ma purtroppo c'è un po' di riflesso. C'è l'insalata, gelati, burrito, qualsiasi cosa. Ovviamente c'è il bagno pure. E vabbè, noi ce ne andiamo. Poi è situato in una zona dove vicino ci sono tutti quanti i negozi, barbecue e cose del genere, quindi c'è anche un benzinaio tradizionale da una parte. Comunque è strano, hanno gli stalli quelli lì, diciamo, di nuova generazione. Immaginavo di trovarne almeno qualcuno, invece niente. No, la nostra bestiola, bella, 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 nera così, performance. Peccato per quegli interni con il legno che non li posso vedere proprio. 46%, gli facciamo fare ancora un pochetto. Ecco un po', guarda un po' che ho trovato pure il nostro Robertino. Robè, stai al supercharger di Santa Monica, sempre presente, eh? Qui vedete hanno Hulu, TikTok, questo non so se c'è anche da noi. Iscrivetevi al canale, che non vi costa nulla. Eccoci, siamo quasi sui 2000, ma non manca tanto. Non manca tanto. Qua farò poi una playlist apposta proprio per la parte americana, perché tanto così ci saranno tutti quanti i video ben raccolti. Allora, qui la ricarica sta volgendo al termine. Ho deciso di arrivare al 79, adesso 80, ecco, così. Diciamo sui, sì, 379, 78 km. Che per domani possono bastarci e come. Questa è la sessione e adesso andiamo a staccare. Speso 17 dollari per fare da su per giù, era una trentina per cento, così da 32-33 all'80%. Ragazzi, io per questo video vi saluto. Continueremo sempre qui dagli USA a fare altri contenuti qui per Los Angeles. Sempre con l'FSD e sempre con questa Super Model 3 Performance. Ciao!